Yolanda Zit. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovo video. Come state? Spero tutto bene. Come avete passato questa giornata? Spero bene. Ciao amici, io sono Yolanda ed oggi sono tornata con un nuovo video molto particolare. Vi ricordate il video dove andavo a comprare Pop-It da Amazon? Solo Pop-It gialli, solo Pop-It rosa, eccetera. Bene, visto che siamo sotto Natale, in tema di Natale, oggi vado a comprare da Amazon solo Pop-It natalizi. Fermi! Mi volete incontrare? Volete vedermi? Per chi è di Napoli e dintorni, ma perché no, anche se volete venire da Roma, dall'Abruzzo, dal Molise, da chiunque parte, potete vedermi all'Edellandia Napoli, il parco giochi. L'entrata è gratis, quindi potete venire tranquillamente. Potete venire a vedermi l'11, 12, 18 e 19 di dicembre, sono tutti sabati e domenica, sempre di dicembre dalle ore 15, ma... Volete fare il laboratorio di slime con me? Sono io ad insegnarvi a fare lo slime. Bene, allora, vedete questa locandina? Dovete prenotarvi a questo numero che vedete in sovraimpressione, però bisogna che i vostri genitori chiamino, altrimenti non rispondono. Per info, costi e prenotazioni, chiamate questo numero. Prima ancora di iniziare, facciamo un gioco. Il gioco di oggi è questo. Dovete dirmi, tra queste due immagini, qual è la cosa che vi piacerebbe di più? Dimmelo giù nei commenti, mi raccomando. E se siete arrivati a questo punto del video, scrivete giù nei commenti la parola pupazzo di neve. Allora, ho scritto su Amazon, come potete leggere qui, Pop-It Natale. Vediamo un pochettino la ricerca cosa ci dà. Allora, già questo cappellino è molto bello, ma in realtà questo qua mi sa che io già ce l'ho. Ho il cappello però da elfo. Però non lo so, voglio qualcosa di diverso. Questi qua che vedete qui, omino di pan di zenzero, Babbo Natale, sono cose che già abbiamo aperto in una scorsa mystery box con voi. Poi, che carino, che bello questo Babbo Natale, ma pure questi mini Pop-It fidget toy. Mi sa che questi li prenderò, ragazzi, mi sa che li prenderò, vediamo cosa c'è qui. Sunshine Smile, 3 pacchi, ci sono 2 stelle però, a volte mi faccio i calcoli per vedere se conviene. Questo qua conviene, ragazzi, perché il prezzo mi sa che è molto buono. Che c'entra Charizard con Pop-It di Natale? Anche questo è carino, però mi sa che già li abbiamo presi. Questa borsetta quanto è carina! Poi vediamo. Cosa c'è più? Una renna che già l'abbiamo. Questa è una slitta! Oddio che carina! Poi tanti alberi di Natale. Diciamo che ci sono però, credevo peggio, credevo non ce ne fossero tanti di Pop-It natalizi. Questo Pop-It fingertip pochette, molto molto carino, ragazzi. Pure questi. Però costano troppo, ho notato che i portachiavi costano più di quelli normali. Comunque, ho già messo qualcosina nel carrello, raga. E credo che andrò a fare, ovviamente, il mio acquisto. Però vedo che di gigante c'è solo Doraemon qui, che noi già abbiamo trovato all'interno della mystery box, che in realtà mi è arrivata da Wish, però va bene. Allora, facciamo una cosa, vado a fare il mio acquisto e appena mi arrivano i Pop-It, li andiamo ad aprire insieme. Dai! Ta-da! Sono vestita come l'ultima volta che mi avete visto. In realtà è passato un giorno, perché tutte le cose che ho ordinato mi sono arrivate o il giorno dopo oppure 2 giorni dopo. Quindi in realtà è stato molto celere come cosa. Allora, ho aperto il pacco per vedere se fossero effettivamente i Pop-It. E sì, sono i Pop-It. Vediamo un po' come sono. Allora, andiamo ad aprire la scatola. E ce ne sono tantissimi. Allora, vediamo un po'. Questi Pop-It qui li porterò sicuramente all'Edellandia. Questi Pop-It qua, che se non erro questo dovrebbe essere Babbo Natale. Allora, questo ci sta che è l'albero di Natale, si capisce, si percepisce. Molto bello, mi piace che non sia tutto verde, perché l'ultima volta che abbiamo aperto un alberello di Natale era tutto verde. I bottoncini dei Pop-It sono molto duri. Vediamo un po' come si schiacciano sti bottoncini. Interessante, molto sonoro questo Pop-It, molto bello.
Questo qua, che in realtà sembrava un elfetto, è Babbo Natale, ragazzi. Quindi, dai, bellino. Allora, questo qui ha i bottoncini un po' più sottili e morbidosi, però molto schiacciosi. Nuovo termine, hashtag schiacciosi. Voi non usate i termini che uso io. Se volete usarli, ricordate che l'ho inventato io. Schiacciosi, ma si schiacciano. Io li uso per farvi divertire, ovviamente. Vediamo un po' come sono. Wow. Ragazzi, se siete arrivati a questo punto del video, volete la mia collezione di fidget toy, non di Pop It, perché Pop It ne ho fatte centinaia di collezioni, ma volete i miei fidget toy? Volete vedere la collezione di tutti gli aggeggini che ho? Comunque, questo Babbo Natale è molto molto bello. Allora, raga, ma di cosa parliamo? Ho preso la borsetta renna. Ragazzi, che bella che è! Guardate anche i colori, la faccetta e... No. Le cose della renna, vediamo. Ma che bello questo laccetto, ragazzi! Non è una catenella? Perché a volte la catenella era un po' bruttina, vi devo dire la verità. Che bello questo laccetto! No, vabbè. Wow! Cioè, solo per il laccetto voto 10. È un laccetto in stoffa... fatto veramente benissimo. Dai, ci sta, non è male, vi devo dire la verità. Avanti e dietro ci sono i bottoncini del Pop It e vi devo dire che mi piace veramente tanto. È gigante! Ok, allora questa alla fine. Allora, ho preso anche un Simple Dimple. Eccolo qua, il mio Simple Dimple è molto molto bello, con tutte le cose di Natale sopra, Babbo Natale, l'arena, il pupazzo di neve, un sacco di cose belle, con dei wow bottoni giganteschi. Vediamo come suonano. Mamma mia, posso starci qua per ore? Posso? Poi vediamo... Pop Fidget Toy Set. Sì, sono i Simple Dimple. Allora, sono tutti questi. Quanto sono carini questi Simple Dimple. Mamma mia. Allora, abbiamo la campana, l'albero di Natale, pupazzo di neve, renna, cappello e pacco regalo. Qua dentro invece ci sono dei Pop It portachiavi. Vediamo come sono. Mi aspettavo fossero più piccoli, invece che bello! Sono veramente molto grandi. La cosa che mi piace di questi Pop It è che hanno già il gancetto messo vicino. Che... no, vabbè. Allora, vediamoli insieme. Cosa abbiamo? Abbiamo una tavoletta di cioccolato. Che bella, smangiucchiata. Stupenda, sentiamo com'è. Vabbè, dai. Il suono è molto lieve. Poi c'è l'omino di pan di zenzero. Che carino questa faccetta, raga. Super bellina. Qua ci vuole un micro dito per schiacciare i bottoncini. Però il suono non è male. Poi c'è il candy cane. Questo qui. Che è, oddio, il vischio. No, non è il vischio questo. Oddio, non mi ricordo che pianta è. Scrivetelo giù nei commenti se lo sapete. Una nuvoletta, una pallina dell'albero di Natale, una campana, una luna. E questa in realtà dovrebbe essere tipo stella cometa. Allora, la scatola è vuota, ma ci manca un solo Pop It, che io non credevo fosse così grande. L'ho preso e ho detto, boh, cioè, non mi sembrava così grande dalla foto, ma è gigante. Ok, ragazzi, allora abbiamo la slitta di Babbo Natale con la renna. Ma di che stiamo a parlare? Allora, bellissima, stupenda, anche come qualità del Pop It, super resistente e super bello. È molto opaco come tipologia di Pop It. Schiacciamo i pulsantini e vediamo un pochino come sono questi pulsantini. Già schiacciandoli così sono molto 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 sonori. Sentiamo. Posso dire che il mio voto è 10 più per questa cosa? 11, cioè, è bellissimo, bellissimo. Comunque sono rimasta super soddisfatta da questi Pop It comprati da Amazon di Natale. Sono veramente super kawaii, super cute.
Tutto super carini, bellissimi. Grazie a tutti per aver visto questo video. Spero che vi sia piaciuto, intrattenuto e strappato un sorriso, anche rilassato un po'. Io vi voglio bene. Un bacione a tutti, un abbraccio stretto. E noi come sempre ci vediamo domani alle 14:30 con un nuovissimo video. Ciao!